La privacy credo che sia uno dei temi più sottovalutati del mondo in questo momento, perché siamo pieni di dispositivi in grado di sapere tutto della nostra vita, cosa facciamo, chi siamo, con chi siamo, le nostre caratteristiche fisiche. In quel momento, in tempo reale, non è solamente un tema che riguarda l'indirizzo email, il numero di telefono, c'è molto di più. E però è una cosa, insomma, poco nota. E quindi questo fa sì che ognuno di noi, insomma, consideri la privacy quasi una noia mortale, di cui sì, ho capito, se ne parla, ma non ho capito bene anche il perché, io non ho niente da nascondere. In realtà dietro c'è un mondo enorme che a volte è poco visibile e di cui ci rendiamo conto solo quando qualcuno entra nei nostri mondi, qualcuno che riesce attraverso la nostra scarsa attenzione alla privacy a usare i nostri account, a entrare nella nostra vita, a arrivare al nostro conto corrente o perfino scoprire cose su di noi per poi ricattarci. A volte non abbiamo niente da nascondere, certo, ma non sempre vogliamo far sapere, no? Con chi siamo, quando siamo. Pensate banalmente quando si va in vacanza e non vogliamo che i ladri sappiano che la casa è vuota, dico una banalità. E a volte la privacy ha a che fare anche con questo, pensate a tutti i sensori che abbiamo in casa, no? Quelli per l'antifurto, le telecamere e così via. E per cui è un tema importante, molto più importante di quello che si crede. Allora, quando il garante della privacy o altre istituzioni, o come dire, quando ci sono leggi che magari sono un po' stringenti, no? Che ci danno un po', ci fanno sentire un po', come dire, scomodi, perché ovviamente tutelarci significa fare cose apparentemente scomode, un po' come farci mettere la cintura di sicurezza in macchina per evitare che ci si faccia male durante un incidente. Ecco, è un po' la stessa cosa, apparentemente un po' scomoda, no? Però ci aiuta. Ecco, in questo caso la privacy è un po' vista così, come le cinture di sicurezza dei primi tempi, che erano oddio, mi infastidiscono, oddio. Ecco, però ci tengono vivi. E quindi in questo caso, amici, cerchiamo di sforzarci a considerare questo tema, come dire, con l'importanza che giustamente ha e non con quella che a volte viene percepita erroneamente.